Buongiorno e buona giornata e buona settimana a tutti. Beh, insomma, capite che, vabbè, bendaggio perché, insomma, non so, penso che chi comunque vede vi se ne è accorto un po' dall'occhio un po' bizzarro sinistro e quindi, come si dice, per venire incontro a questa situazione, il bendaggio è la cosa migliore. Ma veniamo al vero obiettivo di questo video, anzi dei più obiettivi. Partiamo dal calcio, le competizioni internazionali di questa settimana che si affacceranno alle fasi praticamente ultime verso poi il viaggio alle finalissime di Champions Europa e Conference League. Ma partiamo dalla competizione dalle mille stelle, la Champions. Avremo tra domani e mercoledì. Domani si parte con Manchester City e Real Madrid alle ore 21. Sicuramente credo diretta su Canale 5, insomma anche su Sky. Al mercoledì, sempre alle 21, Liverpool-Villarreal, penso sicuramente questa su Amazon Prime Video. I ritorni il 3-4 maggio, il 3 maggio alle 21, Villarreal-Liverpool, il 4 sempre alle 21, Real Madrid-City. Ovviamente la finale, vedo qui, 28 maggio alle 21. Ricordiamo, non più in Russia, ma in Francia, a Parigi, per i noti, diciamo, argomenti purtroppo di guerra tra la Russia e l'Ucraina. Che dire, noi italiani, tiferemo Carletto Angelotti Real Madrid sperando che possa arrivare in finale. Passiamo ora alla UEFA Europa League, anche qui ovviamente semifinale e poi sarà la finale. Semifinale, purtroppo non c'è la nostra Atalanta, ma avremo il 28 aprile alle 21 Lipsia Rangers e West Ham Francoforte. Due sfide molto intriganti, ovviamente dall'esito che possiamo solo fantasticare, ma già è da vedere chi andrà alla finalissima del 18 maggio alle 21. I ritorni al 5 maggio alle 21, Francoforte, West Ham, Rangers, Lipsia. Non ricordo invece. Tra Europa e Conference, se non vado errato, forse in una delle due competizioni, se non ricordo male, la finale mi pare dovrebbe essere in Albania. Non ricordo bene questa cosa, ma può darsi. Quindi, che dire, sono quattro squadre anche queste toste, diciamo che per esempio per quanto riguarda il mondo della Premier inglese, ovviamente tutti sono spinti da un eventuale finale per esempio dal West Ham, buttandola lì potrebbe anche essere una bella finale, diciamo, sia Lipsia West Ham che Rangers Francoforte. Vedremo. E ultima, diciamo, per importanza attualmente, ma comunque sembra competizione internazionale continentale, la Conference League. Qui invece abbiamo l'unica italiana che è rimasta in gioco, semifinali di andata il 28 aprile, ritorno il 5 maggio, orario alle 21, Feyenoord, Marsiglia, Leicester, Roma, ritorni, Marsiglia, Feyenoord, Roma, Leicester, finale il 25 maggio alle 21. Che
dire, speriamo la Roma, insomma, che sicuramente non gode di un buon momento in campionato, insomma, certo, per la Roma arrivare in finale e chissà, magari vincerla anche significherebbe l'anno prossimo essere aritmeticamente in UEFA Europa League. Vedremo, vedremo. Per quanto riguarda l'Europa League Conference, non sono sicuro, non ho ancora dato un'occhiata se su TV8 ci sarà la classica diretta gol di tutte le partite, visto che quindi tra Europa League e Conference parliamo di quattro partite, spero di sì. Così, come si dice, abbiamo un gran bello spettacolo da vedere. Chiudiamo il capitolo calcio per andare ai motori. Prima le quattro ruote con la Formula 1. Qui voglio fare un piccolo preambolo di come purtroppo eravamo molto carichi a mille noi tifosi, anche lo staff della Ferrari, ma il risultato è stato abbastanza negativo e quindi comunque alla fine dei conti il campionato è ancora lungo, lungo, tantissime gare ancora a disposizione. Insomma, al momento quindi la situation della classifica vede comunque Leclerc vantare ben 86 punti contro 59 di Max Verstappen, quindi parliamo di poco più di 20 punti di vantaggio, ma che sicuramente a questo punto della stagione iniziale non sono nulla. Perez 54 punti, Russell 49, Sainz 38, Hamilton invece per esempio ne ha 28, Bottas con l'Alfa Romeo 24. Purtroppo Schumacher ancora a zero, come anche lo sono Hülkenberg e Latifi. I team abbiamo la Ferrari in testa, 124 punti, purtroppo ieri poi con lo 0 in tabellino per Sainz, insomma, è stata appunto una doppia delusione, infatti la Red Bull con la doppietta ha recuperato, soprattutto appunto per quanto riguarda i costruttori, che ha 113. Quindi parliamo di appena 11 punti di vantaggio tra Ferrari e Red Bull, che appunto non sono niente. Terza la Mercedes a 77 punti, quarta la McLaren a 46, quinta l'Alfa Romeo a 25, l'Albin a 22, l'Alfa Tauri 16, la Haas Ferrari 15, l'Aston Martin 5, la Williams 1. Quindi insomma appunto c'è. Che ci sono situazioni apertissime, sia, ma è normale che sia così ad inizio stagione, sia per i team che per i piloti. Comunque, per noi amanti italiani sembra forza Ferrari. Invece, per quanto riguarda la MotoGP, partiamo dalla prima classe. Quartararo con la vittoria di ieri si è approcciato in primo posto in condominio con Alex Rins 69-69, Quartararo, Yamaha, Rins, Suzuki, Spargaro, Alex Spargaro, Aprilia 66, Enea Bastianini 61 della Gresini Racing, Johann Zarco della Pramac 51. E poi per quanto riguarda gli altri italiani, abbiamo per esempio Bagnaia della Ducati a quota 31, Ducati anche Miller, appunto, stessa scuderia 31 punti. Ancora più indietro purtroppo Morbidelli a 17 punti, Marini della VR46 Racing Team 14, Dovizioso 8 punti, purtroppo Bezzecchi Racing Team VR46 8 punti e
E poi ultimi ultimi abbiamo Salvatore di Gianantonio ancora qua da 0 punti. Speriamo di una ripresa dei nostri italiani Bastianini, Bagnaia, Morbidelli, Dovizioso e quindi i team, stavo dimenticando, Suzuki 115 Aprilia 91 Yamaha 86, KTM 81, Pramac Racing 79, Ducati un po' più staccata, non volevo dire in crisi, ma 62 punti, la Gresini 61, VR 46, Racing Team 22, quindi questa è la MotoGP. Moto2, abbiamo invece qui sì un bel tricolore in avanti, anzi un doppio tricolore, Celestino Vietti VR46 Galaxy 90 punti, Ogura giapponese con la Honda Dimas 56 punti, Tony Arbolino terzo della Mark VDS Racing Team a 54. Altri italiani purtroppo abbastanza indietro, Fenati 20º, Speed Up Bosco Oscuro 7 punti, Zaccone, Gresini, Moto2 1 a 0, Corsi, Antonelli dalla porta. Comunque speriamo bene nel nostro Vietti, Tony Arbolino. Classifica di Moto2, abbiamo la Honda Dimas a 101 punti, VR46, Galaxy 90, Mark VDS Racing Team 89, Pons Team 88, Intact GP 60, quindi Gresini Moto2 appena 5 punti, ultima. Già, Moto2 abbiamo detto forza Vietti e Toni Arbolino. Chiudiamo poi il video parlando di Moto3. Qui abbiamo Garcia o Garcia come vogliamo dire della Gas Gas Spar Team 83 punti ad un solo punticino di distacco Foggia della Leopard Racing 82. Masia, Red Bull, KTM, Aio 54, Andrea Migno della Snipers Team 50 punti, altri italiani, Rossi Nono della SIC 58, Squadra Corse 29, Bartolini 17º della Vintia, VR46, Radio Academy 13, Nebra 21º della MTA Racing a 7 punti, Bertel 25º un punto, Surra altro italiano 32º a 0. Classifica Team Moto3, Gas Gas Spar Team 131 punti, Leopard Racing 109, Red Bull KTM Aio 70, Prast GP CF Moto 68 e Steril Garda Max Racing 56. Quindi diciamo che MotoGP c'è da recuperare, Moto2 e Moto3 c'è da difendere i nostri tricolori, il nostro tricolore nazionale. Bene, cari amici, io vi saluto, buon inizio e buona settimana a tutti. Noi ci vediamo per le prossime occasioni, incrociamo le dita per esempio quest'oggi per il Lecce che ha una tosta partita in casa contro il Pisa, ma come si dice, se vuole ottenere la promozione in Serie A ora non deve assolutamente fallire neanche una partita e cercare di vincere il più possibile o quantomeno. E soprattutto di non perdere. Bene, noi ci si vede alle prossime, poi diciamo abbiamo sempre i miei contatti che sapete qui su YouTube Nicola De Lucia, Facebook Nicola De Lucia, le paginette pronostici Deluxe con anche gli extra Deluxe Corsaro.
Instagram, Nico De Lucia 1994. Salute a voi tutti, alla prossima, salavista amigos, ciao!